Claudio Sonarado, è arrivato Ballardini, cosa ne pensa del cambio tecnico? Io non l'avrei fatto, non per Ballardini, perché Pioli è l'unico che ultimamente ha lavorato bene. Ma Ballardini le piace? Sì, è come gli altri, mi piace se avrà poi dei risultati. Sui fischi di sabato sera cosa ne pensi? Sono giusti o meno? Per me ero molto rivolto ai giocatori, non al tecnico, perché il tecnico cosa si può fare? I giocatori invece sono molto colpevoli secondo me, perché senza i cosiddetti non si va da nessuna parte, loro ultimamente non li hanno. Ultima domanda sul mercato? Non so chi può arrivare, ma ci vuole uno che faccia gol. Per il resto si può sistemare, anche a centrocampo, cioè manca qualcosa, però è essenziale adesso è fare gol. Nomi? Ah, i nomi. C'è poca roba a gennaio, chi ha i buoni se li tiene. Le piace Ballardini? Ah, le piace, come si fa a dire, bisogna aspettare, bisogna vedere i risultati alla fine. È come un cavallo, quando parte bene poi alla fine rompe. È d'accordo con Fischi sabato sera dopo la partita contro la Lazio? Io sono d'accordo quando la gente fischia alla fine, perché io essendo un amante della lirica, dico che quando uno canta e fa una stecca, poveraccio, non lo fa apposta. Perciò bisogna, invece incominciano i no. E qui bisogna secondo me incoraggiarli, si vede che c'è poca roba, qui a Bologna dicono sono dei tristi, però ognuno fa quello che può, poi si capisce che si deve capire se uno non gioca perché non so, ne ha poca voglia, non ha gli stimoli, ecco, allora sì che è giusto fischiare, ma uno fa quello che può e allora alla fine sei disilluso, paghi il biglietto, però con questa squadra qui bisogna essere preparati a non vedere delle grandi cose, perciò bisogna accontentarsi. Ultima domanda, che non si aspetta dal mercato di gennaio? Qui un prendersi, l'unica cosa che quello che non riesco a capire, dicono che la società è in bolletta, però leggo che hanno dei contratti onerosi, bah. Si vede che da qualche parte salteranno fuori i soldi. Allora, via Pioli dentro Ballardini, cosa ne pensa del cambio tecnico? Non sono assolutamente d'accordo, Pioli era il numero uno, deve rimanere lui. E Ballardini comunque come persona e come tecnico mi piace? Da valutare. Perfetto. Sabato sera i fischi ingenerosi secondo lei? No, generosissimi, ci stavano tutti quanti. Sul mercato? Nomi? No, soldi credo, nomi, soldi più che altro. Cosa servirebbe? Ma sicuramente un attaccante, un centrocampista direi. Via Pioli, ecco Ballardini, sei d'accordo? Ah, serve per dare una scossa alla squadra, sì. Però non lo so. Ti piace Ballardini? Col fatto che aveva già rifiutato Bologna non tantissimo, però vabbè, adesso speriamo che vada bene. Sei d'accordo con i fischi di sabato sera dopo la partita contro la Lazio? Sì, perché ho fischiato anch'io, ero in curva, quindi sì, perché a livello del gioco fa veramente pietà adesso. Che nomi ti aspetti dal mercato di gennaio? Non lo so, Floccari forse, dicono che forse venga, speriamo che, o Maxi Lopez, non lo so, speriamo che più che altro ci siano i soldi per comprare della gente, quello lì è quello che si spera. Via Pioli dentro Ballardini, è d'accordo col cambio tecnico? La fregatura. Ma perché non le piace Ballardini? Non è colpa l'allenatore, è colpa i giocatori. E sui fischi di sabato sera? Hanno fatto bene. Terz'ultima in classifica è Bologna nel girone d'andata. Crede che ci siano le chance per la salvezza ancora? Ce n'è di più di chance per andare in Serie B. Sul mercato? Ci vuole i soldi per il mercato, quello là non li va a mettere fuori. Ma cosa servirebbe secondo lei? Più di mezza squadra. E l'ipotesi Giardino che ha commentato questi giorni? Gli mancano i giardolini. Se tornasse non sarebbe un guaio, ecco. Sì, ma è la difesa? È la difesa che fanno i gol che si prendono per cinque contro di loro. Si è parlato anche di un ritorno di Portanova. Oh, bomba! Lei è d'accordo? No, Portanova mi piaceva quando era nel Bologna, adesso non mi piace più. Ma è andato via per un disguido con Guaraldi, per un... per un di soldi. Via Pioli con Ballardini, è d'accordo? Ah, secondo me il cambio era necessario perché con Pioli non si andava avanti, anzi sembra di andare quasi indietro. Per fortuna proviamo con questa nuova strada, tentare una nuoce, d'altronde così non si poteva proseguire. Cosa pensi dei fischi di sabato sera dopo la partita? Che giustamente. Giusti.
la gente si è stufata di queste prestazioni indecorose, cioè per esempio ero anche a Catania io a vederla, una roba orrenda, offensiva quasi, perché ci spende dei soldi, quindi giusta reazione, perché poi viene dal cuore, quindi le reazioni che vengono dal cuore sono quasi sempre corrette. Argomento mercato, Gilardino bis, secondo voi? Io ci spero, ma manca solo una cosa, cioè tra i soldi non li tirano fuori, quindi Gilardino gratis non si muove, Preziosi non penso sia scemo da privarsi di Gilardino, poi abbiamo Bianchi, Cofresca da cedere prima, comunque da reinventare anche noi la nostra rosa, speriamo, ma poca fiducia che venga. Girone d'andata chiuso al terz'ultimo posto, si può arrivare a salvezza? Ah, bisogna, secondo me, giusto trovare la quadratura del cerchio, è un campionato abbastanza scarso e con un pizzico di impegno, di voglia, di sbattimento in più, questa squadra e qualche innesto ovviamente, nei punti chiave questa squadra si può salvare.